Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Una finestra sulla scienza dello spirito. Ciao da Stefania. Ciao da Paolo. E ciao da Maria Grazia. Allora, eccoci qua, abbiamo avuto qualche problema tecnico, non riuscivamo a metterci in contatto con Maria Grazia, meglio non funzionava, c'era qualche problema con Skype, quindi abbiamo ripetuto due volte il brano iniziale, che tra l'altro è un brano di un nostro ascoltatore, non so se sta ascoltando anche in questo momento o se ascolterà poi, ma lui si chiama Alessandro Daco. È anche il padre di un altro nostro amico e ascoltatore, Massimo, e sono entrambi appassionati di astrologia, di spiritualità, di tutte le tematiche che noi trattiamo. E questo è un brano solo strumentale, di sola musica, che si intitola Le ali del vento. E a parte che mi piaceva insomma il titolo, quindi ho deciso di metterlo in apertura di questa puntata e poi mi piace molto la musica. L'ho scoperto proprio grazie a Massimo, che un giorno l'ha postato su Facebook, ha postato il brano di suo padre e quindi mi è piaciuto e insomma volevo farlo conoscere anche agli ascoltatori. Allora, intanto, noi ricordiamo prima di tutto che dopo questa trasmissione andrà in onda finalmente anche la trasmissione con Tiziano, Astrologia e Cartomanzia. Quindi alle 19 cominceremo l'altra trasmissione e finalmente ripartiamo anche con quella, dato che anche con Tiziano insomma siamo stati fermi per più di 2 mesi. E quindi ricominciamo tutto. Allora, Senti, Stefania, vogliamo ricordare l'evento di Milano? sì, infatti stavo per chiederti la stessa cosa, se volevi ricordare l'evento di Milano. Sì, lo voglio ricordare, ricordalo tu. Come ricordalo tu, è tuo. Ricordalo tu, troppo forte. Allora, perché non mi ricordo esattamente la data, però sabato e Allora, le domenica. date sono il 12 e il 13 marzo, sabato e Ok. domenica. 12 e 13 marzo a Milano, 2 giorni con organizzato da Giorgio Di Salvo di Life New, un corso di astrologia che abbiamo intitolato Astrologia e Destino, perché daremo particolare importanza alla parte destinica del nostro tema, quindi ai nodi lunari in particolare e alle posizioni karmiche. Quindi se volete informazioni si devono rivolgere a Stefania, il problema è che non mi ricordo che questo volevo che lo dicessi tu, non mi Allora, ricordo. aspetta che prendo al volo la locandina che ce l'ho qui. A parte che credo che possano contattare anche Giorgio Di Salvo. E allora ci sono due numeri di Maddalena 339 26 13 118. E Deborah 340 59 85 513. Oppure c'è l'email diamantediluce, tutto attaccato, chiocciola diamantediluce.it. E così insomma possono avere maggiori informazioni. Ok, quindi a posto A così, solo posto così, questo. sì. Ah, ovviamente, Ok. vabbè, diciamo scontato che il corso lo tengo io perché annunciamo il corso, diciamo pure Eh sì. appunto che lo faccio io, organizzato da Giorgio. Ok, va bene, possiamo cominciare. Sì, io invece volevo dire, mi dispiace nella stessa in una delle vostre giornate, il 12 marzo dalle 18 al sabato, farò ai Parioli i transiti del 2022. Quindi in questo tempo così difficile, e quindi i transiti dei pianeti collegati chiaramente a tutta una spiegazione antroposofica dei transiti, e proprio perché siamo a un punto importante di svolta, per cui chi volesse partecipare si può mettere in contatto con me o su Messenger, perché chiaramente ci sarà un numero chiuso di persone e quindi ecco, questo è quanto.
dalle ore 18 fino alle 21:30, 22, non c'è problema. Bene, no, ok, no, hai fatto bene a ricordarlo perché comunque anche se è la stessa data, ma chiaramente non è che tutti, cioè quelli che si trovano a Roma o comunque dintorni possono venire se vogliono ad ascoltare te. E invece quelli che sono più vicini a Milano, magari se sono interessati, possono prendere informazioni per quest'altro corso. Ma l'abbiamo spostato, dove è questo corso, no, questo seminario sui transiti, veramente io l'avrei dovuto fare a gennaio, ma a gennaio è successo tutto quello che è successo, quindi è stato rimandato, anche perché metà delle persone del Rosenkreuz avevano il Covid. Quindi abbiamo dovuto rimandare tutto quanto. Quindi rimandato, poi alla fine siamo arrivati a decidere questo 12 marzo, 3-4 giorni fa l'abbiamo deciso come data. E va bene. Eh sì, Vedremo a insomma che gennaio succederà. infatti ci sono stati tutti quei problemi che poi è anche il motivo per cui noi abbiamo ripreso tardi la trasmissione dopo la pausa di Natale. Allora, a questo punto a te la parola, Maria Continuiamo. Grazia, di cosa ci parli in questa puntata? Guarda, io come prima cosa volevo parlare proprio di questo transito di Chirone che è nel segno dell'Ariete, ed è nel segno dell'Ariete esattamente dal 2019, cioè starà 7 anni in questo segno, uscirà nel 2026. E mi ha colpito molto questo senso. Chirone rappresenta un po' la ferita, tra l'altro anche nella sua identificazione è difficile perché molti astronomi dicevano fosse un asteroide, ma gli asteroidi si trovano nella fascia tra Marte e Giove, mentre lui si trova tra Giove e Saturno. E quindi alcuni lo definivano una cometa. Quindi un po' come l'immagine stessa di Chirone, metà uomo, metà appunto cavallo, centauro, così non si può definire se sia un asteroide o una cometa. E la condizione, quella che porta, è proprio il compito, in questo caso, all'umanità di curare la ferita collegata come punto anatomico, dato che si trova nell'ariete, a quello che è la testa rappresentativa dell'ariete. Tra l'altro il bambino, la prima cosa che esce dall'utero materno è proprio la testa. Quindi questa ferita è la rappresentazione proprio delle forze del pensiero che sono state in qualche modo deviate completamente. E troviamo, fra l'altro, questo aggancio alla ferita nell'immagine della ferita che la bestia ha. Quindi la bestia, diciamo, appare come se fosse ferita sulla testa e poi guarisce da questa ferita, ma è un come se, quindi è come se fosse una falsità, una rappresentazione di una ferita che poi è falsa, perché realmente poi sembra, diciamo, guarire da questa ferita e tutti gridano al miracolo. Ma in realtà è proprio la ferita, umana e la rappresentazione della grande difficoltà che oggi l'uomo ha a realizzare un pensiero cosciente, quindi è la ferita che porta in modo distruttivo al pensiero pensato, quindi all'opinione, a tutto quello che in qualche modo si sta muovendo come direzione, potremmo dire, distruttiva dell'umanità, l'incapacità del singolo di riuscire ad emettere un pensiero autocosciente, quindi che sarebbe poi avrebbe poi il significato reale di questo tempo, di questo momento. Quindi siamo in questa condizione con questo Chirone che fa questo passaggio
definendo proprio il male dell'umanità, l'incapacità quindi di poter veramente collegarsi attraverso un pensiero vivente al logos cosmico planetario. Quindi in qualche maniera noi dovremmo realizzare la libertà nell'elemento del pensiero, cosa che vediamo che oggi viene in qualche modo negata. Quindi queste ferite possiamo anche vederle in un passato anche straordinario, mitologico, che la coscienza immaginativa, che l'anima, diciamo, umana attraverso questa immagine ha potuto dare nel periodo dell'anima razionale dei greci attraverso un mito. Noi abbiamo questo mito della ferita, di una ferita importante alla testa che è appunto la nascita di Atena. Atena che sarebbe l'alter ego, la rappresentazione della forza micheliana. Atena che esce dalla testa di Zeus, lì dove Efesto realizza questa ferita e da questa ferita esce con tutto l'elmo e la corazza Atena, quindi che rappresenta proprio il logos planetario, l'intelligenza. Quindi Atena, come dice spesso Steiner, non è altro che una rappresentazione di una forza micheliana di pensiero che in qualche maniera comincia a realizzarsi proprio nel periodo dell'anima razionale, quindi con tutto il processo legato alla filosofia, tutta la filosofia platonica, socratica, dove appunto si comincia a realizzare quello che noi chiamiamo il concetto. E allora non veniva messo assolutamente mai in forse il mondo spirituale, il mondo degli dèi, il senso appunto della giustizia. Ricordiamoci che Michael è rappresentato con il simbolo non soltanto della spada che rappresenta la potenza del pensiero, il logos planetario, quindi anticipatore Michael del Cristo, anticipa quindi quello che sarà la venuta del Cristo. Noi dobbiamo al periodo greco la possibilità di aver compreso pienamente, successivamente, il mistero del Golgota. Quindi c'è stata tutta una preparazione molto importante. Per cui questa condizione di passaggio di questo Chirone nell'Ariete sta sottolineando proprio questa difficoltà che ha l'umanità in questo momento, che è come bloccata in tutto quello che può essere la forza del pensiero, quindi il pensiero che viene incanalato, che viene in qualche modo ferito, distrutto da quella che può essere l'immagine apparente, tutto quello che viene portato avanti dal mainstream, tutto quello che viene portato avanti da un'informazione deviata, c'è cioè proprio questa. E vorrei leggere, fra l'altro, dal riscatto dei poteri, che oltretutto è stato edito dalle edizioni Archiati, delle frasi molto importanti, quindi, che possono di fatto dare un senso a tutto quello che sta accadendo. Fra l'altro, Archiati e ha lasciato il corpo fisico proprio il 27 di febbraio, che è la giornata in cui si ritiene veramente avvenuta la nascita di Steiner, in quanto Steiner sarebbe nato il 25, ma è stato per morire, e quindi il 27 è la giornata in cui è stato dichiarato fuori pericolo e fu battezzato. E lui ha tenuto sempre in conto il 27 come giornata del suo compleanno. E quindi Archiati, proprio che ha svolto la sua azione come divulgatore, come grande studioso di Steiner, è andato via nel giorno, potremmo dire, del compleanno
del grande maestro dell'epoca. Per cui lui ha fatto delle traduzioni notevoli, perché da parte di madre era di madrelingua tedesca, e quindi lui diceva sempre traduttori, traditori, perché nella traduzione di un vocabolo può in qualche modo essere frainteso qualcosa. E qui nel riscatto dei poteri, Steiner dice proprio questo. Esiste un modo con cui si può pilotare la forza che risiede in un singolo uomo verso una precisa direzione. Questi può essere convinto del proprio profondo amore per la pace, ma compie le sue azioni sotto effetto della suggestione. Egli è tutt'altro da quello che fa. Si può fare la stessa cosa anche con i sentimenti di interi gruppi, se si hanno le conoscenze adatte. Bisogna soltanto scegliere i mezzi appropriati. Serve solo spingere in una determinata direzione, attraverso una specie di impostura in grande stile, una forza che è sì vitale, ma non ha una particolare direzione. Quindi, in qualche modo, qui ci sta dicendo appunto come è facile spingere quindi delle forze verso una condizione lì dove l'individuo non è presente, non ha una autocoscienza, lì dove appunto si fa pilotare da tutto quello che può essere appunto l'opinione. E continua dicendo: vi potrei indicare un centro di potere in Europa che nel periodo in cui c'era in ballo qualcosa di importante subì fortemente le influenze di alcune società segrete che venivano definite massoniche, nel senso che alcuni uomini agivano sotto l'effetto della suggestione di queste congreghe, dietro le quali c'era un retroscena occulto. Ovviamente si trattava di confondere le tracce proprio in quel punto. Perciò in quel medesimo punto fu indirizzata un'influenza gesuitica. Così proprio lì si vennero a incontrare influssi massonici e gesuitici. Ci sono senz'altro personaggi molto in alto, capaci di essere tanto massoni quanto gesuiti. Ci sono certi potentati che possono servirsi dello strumento del gesuitismo, come di quello della massoneria, per ottenere quello che vogliono attraverso il loro reciproco concorso. Non si creda che nel mondo non possono esserci uomini che siano le due cose insieme, gesuita e massone. Sono uomini che si sono lasciati alle spalle lo stadio in cui si agisce in un'unica direzione. Sanno come le cose si debbano afferrare da diverse parti se ci si vuole spingere in una determinata direzione. Dico questo per far notare di nuovo in modo elementare certi nessi. E qui continua dicendo, fra l'altro, che in realtà questi esseri conoscono benissimo come si svolgeranno le epoche. Sanno benissimo che quello che si deve realizzare in questa nostra quinta epoca, e vogliono sviare completamente l'attenzione. E parla dicendo che questi esseri sono in grado veramente, attraverso i mezzi che hanno a disposizione, di creare una forma di ipnosi di massa. E infatti questo testo si riferiva a come sia accaduta la prima guerra mondiale. E a un certo punto dice: tutte le persone, anche tutti i grandi politici, sembravano come ipnotizzati, come resi folli. E
stiamo vivendo oggi la stessa identica situazione, con un aggravante ancora maggiore, perché chiaramente oggi si parla del nucleare, oggi si parla di qualcosa che veramente può portare a una completa distruzione mondiale. E sembra quasi che il sano discernimento, che è proprio collegato alla funzione del nostro pensare vivente, sia in qualche modo perduto. Quindi stiamo assistendo a dei momenti, a delle esplosioni di follia completa. Quindi questo Chirone in Ariete rappresenta proprio ciò che deve essere in qualche modo rettificato. L'Ariete, fra l'altro, è collegato al senso dell'io sono, al senso dell'io, perché in qualche modo senza un'autocoscienza, senza la presenza dell'io in noi, è chiaro che il mio pensare non può essere un pensare che va nell'onda creativa, che si collega con i nessi universali, che si collega con un'evoluzione costruttiva. Quindi è come dire, come se l'umanità in questo momento, questa ferita collegata a questo Chirone in Ariete, stesse negando i principi stessi dell'io, l'evoluzione stessa del proprio io, della propria realtà personale, individuale, nella quale vive, scorre profondamente il senso cristico. Oggi si usa una frase che è il politicamente corretto, mentre noi dovremmo dire il cristianamente corretto. Oggi si guarda ad un politicamente corretto e non si guarda a quello che dovrebbe essere un cristianamente corretto. Quindi c'è una decristianizzazione generale dell'umanità. E fra l'altro, in tutto quello che sta accadendo in questo momento dove si parla di questa possibilità della guerra, io vorrei dire che il sesto periodo è stato chiamato da Steiner il periodo russo-slavo. Il periodo russo, in qualche modo, sarà importantissimo per l'umanità. Noi oggi siamo nel quinto periodo, periodo chiamato anglo-germanico. Ma il periodo russo è proprio il periodo che darà di nuovo all'umanità il vero senso del cristianesimo, perché se andiamo a vedere un attimo anche cosa rappresenta oggi la Russia rappresenta un baluardo contro quello che è il grande reset, con delle regole morali che sono rappresentative di una legge universale, cosa che invece noi qui in Europa stiamo completamente disattendendo. Quindi con tutto quello che riguarda proprio anche il gender, con tutto quello che riguarda questa condizione assurda, paurosa, dove un bimbo piccolissimo può decidere lui a quale sesso appartenere, cioè in qualche maniera noi abbiamo un sole e una luna, quindi noi abbiamo una dimensione cosmica che dà delle definizioni precise. Un bambino quando è piccolo ancora non può arrivare ad una definizione, noi stiamo arrivando a dei punti assurdi nella nostra realtà. E quindi possiamo vedere nella Russia ancora un qualcosa che viene ancora mantenuto di collegamento con quelle che sono le leggi divine, le leggi cosmiche, quindi di fatto dà molto fastidio questo baluardo della Russia, al di là del fatto che poi mancando la Russia a quello che può essere il grande reset non funzionerebbe. Quindi stanno cercando di accerchiare completamente la Russia, si parla solo di quello che succede in Ucraina,
Ma non si parla appunto dei russi che negli anni sono stati massacrati proprio in Ucraina dal governo che si è insediato con la forza a suo tempo. Quindi non si parla delle 1.400 persone che nel corso di 8 anni sono state in qualche modo uccise. Quindi se vogliamo parlare di pace, dobbiamo parlare in tutti e due i sensi. Adesso la gente si sta svegliando, chiede la pace e non si rende conto che sta demonizzando i russi, che hanno invece avuto delle gravissime perdite in tutti questi anni. Quindi qua c'è proprio una gestione, la NATO lo sappiamo, è il nuovo ordine mondiale, quindi rappresenta proprio l'elite, e quindi noi siamo in un momento estremamente importante e direi sul quale l'umanità dovrebbe riflettere. C'è un passaggio, oltre a quello di Chirone, che è importante per l'umanità, che è quello dell'asse nodale. Quindi il famoso Caput Dragonis, Cauda Dragonis, chiamato anche nodo nord e nodo sud. Quindi in pratica i nodi si formano con l'intersecazione dell'orbita della Terra, della Luna e del Sole. Quindi si producono questi nodi, nodo nord o testa del drago, nodo sud o cauda dragone. Attualmente il nodo nord è nel segno del toro e il nodo sud è nel segno dello scorpione. Ecco, quest'asse nodale è molto importante perché rappresenta da una parte la distruzione rappresentata dallo scorpione e la costruttività, perché il nodo nord è il punto, possiamo dire, di evoluzione e di missione che in questo caso l'umanità ha, quindi di costruire nel senso proprio, potrei dire, venusiano del termine, di tornare all'elemento della misura, di tornare all'elemento dell'equilibrio, perché questa è la funzione in realtà di Venere come misura che poi si trasforma in bellezza. Il nodo sud nello scorpione è proprio la rappresentazione di tutto quello che deve essere trasformato, emendato, rappresenta proprio l'autodistruzione. Lo scorpione, se messo in una condizione di problema, di difficoltà, si suicida, cioè è diciamo un essere che matura all'interno di se stesso l'uccisione. Anticamente non era chiamato Scorpione, ma era la costellazione dell'Aquila. Il passaggio da Aquila a Scorpione ha segnato la discesa sempre più grande dell'umanità nella dimensione del materialismo. Ora, se vi ricordate tutto il mito collegato allo Scorpione, il mito dell'idra, l'idra di Lerna che deve in qualche modo essere portata dal pantano verso la luce solare e perde così forza questo mostro formato da 9 teste. E mi viene appunto da dire, fra l'altro, che le gerarchie sono 9. E questa mostruosità rappresentata dall'idra di Lerna è tutto quello che si forma come controcanto distruttivo rispetto al mondo spirituale e rispetto all'azione delle gerarchie. Quindi l'essere umano oggi si trova in questo passaggio, questo asse nodale molto importante, lì dove l'umanità deve convertire la sua parte istintiva, tutta la sua parte in qualche modo che è stata degenerata dal contatto con la densità, con la materia, con il pantano, con questa palude terribile, per ritrovare l'elemento della luce. Per ritrovare quindi la vera visione, il collegamento con il mondo spirituale e il Cristo è proprio l'essere solare.
Michael è l'arcangelo solare per andare verso un elemento che è rappresentato dalla dimensione del nodo nord nel toro, collegato ad una costruttività di pensiero, perché il mito del toro è il mito del Minotauro, da cui Mines, Minosse, Mens era un modo per definire l'elemento mentale che ha bisogno comunque della misura, che ha bisogno del sano discernimento. Quindi non dimentichiamo che Michele ha la bilancia in mano. La festa di Michele cade nel segno della bilancia collegato alla funzione di Venere. Nel toro noi vediamo una funzione collegata a Venere applicata nella dimensione di misura che ci dà anche la natura stessa e ci dà anche il senso del radicamento, di come radicare tutto questo. Quindi il toro è anche il segno collegato all'economia. Perché sappiamo bene che tutto, la borsa è sotto il toro. Quindi tutto quello che è collegato al toro rappresenta proprio l'economia che può portare ad un miglioramento, che può portare ad una costruzione. Noi avremo anche questo disastro economico, quindi la cauda nello scorpione rappresenta proprio questo. Infatti si sta ipotizzando la moneta virtuale, quindi dove appunto non ci sarà più il contante, dove in qualche modo si cerca di fare questo grande reset terribile. Quindi l'umanità è proprio un punto di svolta, o va verso l'elemento armonizzatore, verso la misura del nodo nord nel toro, superando questa condizione della cauda istintiva del sud nello scorpione. Quindi siamo in un punto di svolta in più. Ci sarà dalla fine di aprile quest'anello di Mercurio, anello di sosta. Mercurio li fa spesso questi anelli di sosta, queste retrogradazioni. E sarà proprio fra il toro e i gemelli, fra gli ultimi gradi del toro, quindi si troverà Mercurio congiunto al nodo. E quindi Mercurio rappresenta indubbiamente l'intelletto umano, rappresenta la funzione quindi arcangelica che è collegata al linguaggio, che è collegata quindi ai popoli, che è collegata a quello che può essere il riuscire a comunicare fra popoli. E non solo, ma noi pensiamo a un linguaggio soltanto come lingua di un popolo. Ma in realtà, quando per esempio ci si approccia all'antroposofia, si deve acquisire un linguaggio. Quando Steiner parla di astrale, quando parla di eterico, quando parla di anima cosciente, quando parla di anima razionale, è un linguaggio che in qualche modo si deve piano piano introiettare, si deve piano piano capire. Così potrei dire anche il linguaggio della quarta via, quando parla appunto di ottave, quando parla di quello che è la dimensione collegata all'enneagramma, quando parla di lunare, di esseri che in qualche modo hanno una dimensione eterica che si esprime attraverso un lunare, attraverso un venusiano, a seconda delle ghiandole che si mettono in azione, quella che è preminente rispetto a tutte le altre. Questo è un linguaggio. Quindi è un linguaggio, si deve in qualche modo, quando si entra in una scuola di lavoro, acquisire un linguaggio. Quindi non è soltanto la lingua del popolo, ma anche un linguaggio esoterico, preciso, che bisogna in qualche modo
apprendere, per poter riconoscere certe condizioni. Quindi in questo caso è proprio l'importanza di trovare un linguaggio e una comunicazione proprio fra gli uomini. Ultimamente, infatti, c'è proprio una grande difficoltà a farsi capire dagli altri, perché chi in qualche modo ha un'idea e segue quello che viene detto dal mainstream, non fa parlare gli altri. Quindi questo elemento del linguaggio, riesci un attimo a ascoltarmi proprio perché così ti posso dire anche la mia idea? È come se le persone fossero completamente prese da questa narrazione, non volessero ascoltare gli altri. Mercurio è proprio come intelletto, la capacità di interligare, di poter in qualche modo scambiare fra di noi. È molto importante questa condizione. Stanno bloccando infatti adesso proprio la possibilità di comunicazione costantemente. Facebook blocca persone, io sono stata una delle tante bloccate, ho l'account con grandi limitazioni, quindi sono stata bloccata per mesi e questo è toccato a tante persone che hanno cercato di portare delle notizie, di portare delle informazioni, cioè Mercurio era quella divinità che univa in qualche modo il mondo degli dei, da intendere appunto come logos planetario, come appunto pensiero cosmico vivente, di portarlo agli uomini. Quindi di fatto questa informazione, dato che Mercurio passerà sul nodo e ci starà almeno fino a giugno, cioè questa condizione, che fa sperare in una possibilità alla fine di dialogo, che il dialogo, che è la cosa fondamentale, debba poi essere in qualche modo sbloccato. E fra l'altro, siccome l'America è gemelli e anche Trump è gemelli, probabilmente accadrà anche qualcosa, che ci sarà una piattaforma che magari verrà messa in atto anche in Italia, dove si potrà in qualche modo avere delle notizie giuste, dove si potrà in qualche modo dire qualcosa, perché oggi come oggi c'è proprio la difficoltà di poter avere notizie. Quindi Mercurio è uno di quei pianeti che hanno tantissimi significati, perché lo spostamento rappresenta il movimento, ma rappresenta anche il movimento che fa il nostro stesso pensiero, la capacità di interligare in modo logico delle condizioni, perché chiaramente rappresenta anche questo aspetto, Mercurio, rappresenta l'aspetto della logica, rappresenta, porta con sé, fra l'altro, tutto quello che è collegato al popolo, al popolo, che abbiamo scelto per la nostra incarnazione, la lingua di un popolo, che è importante perché appunto la lingua è il suono, è il risuonare dell'anima di un popolo. Dietro alla funzione di Mercurio ci sono gli arcangeli. Quindi giorni fa avevo saputo che i russi che erano in Ucraina non potevano parlare russo, altrimenti venivano in qualche modo perseguitati. Sono stati interdetti, è stata interdetta a loro la possibilità di potersi esprimere nella loro lingua. Quindi è proprio la negazione di una forza arcangelica, è la negazione di una possibilità fondamentale per l'essere umano. La lingua nasconde veramente tutto quello che è il passato, la frequenza, tutto quello che in qualche modo è rappresentativo come vissuto del popolo. Quindi noi non ci facciamo mai caso a questa condizione. Oggi c'è fra l'altro la tendenza, e in questo testo
di Steiner viene proprio detto che c'è la volontà di cancellare quello che è la lingua latina, quelle che sono le lingue latine, e in qualche maniera portare tutto verso invece una lingua inglese. Ma lo vediamo anche in tante pubblicità, che molto spesso ci sono delle parole inglesi che vengono appunto lanciate, perché la lingua rappresenta proprio l'anima di un popolo. Quindi il linguaggio è fondamentale. Il linguaggio è, noi siamo logos, noi siamo parola, parola incarnata. Quando nell'Apocalisse c'è descritto, sono l'alfa e l'omega, quindi è tutto l'alfabeto. Noi siamo rappresentativi proprio di tutte queste forze che si esprimono attraverso la parola. Quindi questa condizione che in qualche maniera è stata negata ad alcuni, che non possono parlare la loro lingua, altri che in qualche maniera perdono dei termini importanti della loro lingua. Tante parole oggi in italiano, molte persone non le conoscono più, si usano approssimativamente dei vocaboli inglesi perché si dice siano più comodi, ma in realtà noi stiamo perdendo proprio anche una nostra identità linguistica, perché continuando così, con questo pensiero unico, bisognerà pensare un'unica cosa, fare un'unica azione, quindi seguire quello che viene detto dall'elite, e quindi alla fine ci sarà imposto un unico linguaggio. Guardate, che è stata colpita la Grecia, è stata ridotta come è stata ridotta, la lingua greca straordinaria, la lingua greca che in qualche modo ha dato la possibilità, dà la possibilità quando una persona legge in greco, traduce in greco, si avverte veramente che nel cervello, nelle nostre circonvoluzioni cerebrali accade qualcosa, perché proprio attraverso l'uso delle vocali e delle consonanti e attraverso la scrittura si organizza veramente il centro del linguaggio, si sviluppa, si organizzano i centri veri di pensiero. Quindi oggi noi stiamo in questa condizione e questo nodo che si congiunge a Mercurio porterà fuori tutta questa situazione. Quindi speriamo, appunto, perché Mercurio è sempre stato il mediatore tra gli dèi e gli uomini, che possa essere veramente un mediatore fra tutte queste nazioni che sembrano in qualche modo oggi prese da una follia distruttiva. E purtroppo bisogna in qualche modo dirlo. Dietro ci sono interessi economici, quindi questo asse nodale rappresenta proprio questo. Sappiamo benissimo che il figlio di Biden ha degli interessi che sono collegati a industrie di gas lì appunto in Ucraina. Quindi dietro c'è tutta questa condizione. Non dimentichiamolo, quindi ci sono veramente poteri occulti, interessi occulti terribili e non ultimo quello appunto di voler mettere delle basi NATO davanti alla porta di casa della Russia. Quindi in qualche modo siamo in una svolta epocale, siamo in un momento fondamentale. Giulietto Chiesa, lo ripeto, uomo di grande discernimento, perché era un uomo che aveva una base solidissima, un'anima estremamente onesta, aperta. E possiamo dire che aveva percepito in qualche modo quello che Steiner ha sempre detto di quello che si sarebbe prodotto in Russia come sesto momento della nostra epoca, il momento in cui si sarebbe realizzato questo periodo russo-slavo. E in germe possiamo dire che già ci sia questa anticipazione. Quindi questa era una cosa che appunto volevo dire, perché fare una diagnosi dal punto di vista astrologico, dire succederà questo,
non dà il vero senso dell'astrologia. Il senso dell'astrologia è di dare una fotografia di quello che i pianeti, che sono l'alfabeto degli dèi, che sono le dimore degli dèi, perché dietro ci sono forze arcangeliche grandissime, di fatto che cosa si richiede da me? Cosa gli dèi, cosa le forze delle gerarchie vogliono da me? Come io posso entrare in questa condizione, dato che l'umanità non è trattata dal Cristo come fosse uno schiavo o un burattino, ma ci ha definito suoi fratelli. Quindi, in qualche maniera, a periodo dell'anima cosciente, noi dobbiamo dare una risposta responsabile, ovvero dobbiamo essere abili alla risposta, e poiché la libertà è quello che in effetti ci è stato dato come dono, l'essere umano in questo momento ha la possibilità di andare nel verso di un'evoluzione, nel verso di un subumanesimo, di una distruzione. Quindi siamo ad un punto di svolta importantissimo. E quindi di fatto volevo fare questo inciso, al di là di quello che può essere, dato che dobbiamo tutti mantenere dentro di noi uno stato di presenza, di saldezza interiore e di non cadere nella condizione della paura. Perché le tre croci sul Golgota sono proprio questo, a rimane opera attraverso la dimensione della paura. Lucifero opera attraverso l'elemento della rabbia. Al centro abbiamo il Cristo, che è proprio lo stato di presenza, che rappresenta l'io sono, che rappresenta proprio la capacità dell'essere umano di poter non entrare in una condizione di disastro essendo portato verso destra o verso sinistra, ma è la centralità del nostro essere, rappresentata proprio dal cuore umano, che in qualche maniera riesce ad armonizzare e riesce ad essere proprio il viatico che fa fuggire e trasforma tutti i veleni. Quindi è la forza neutralizzante, fondamentale di tutto quello che può essere un eccesso in un punto o nell'altro. Quindi questa è la condizione che dovremmo tenere davanti a noi come proprio meditazione, io non direi soltanto quotidiana, ma momento per momento. Questa immagine delle tre croci, quindi quello che in qualche modo si deve realizzare dentro di noi, di non fare, di non demonizzare una parte, di non demonizzare l'altra, attraverso il Cristo l'armonizzazione, rimanendo centrati. Quindi di fatto questo può essere un momento di svolta, una cosa che consiglio alle persone è di pregare e di emettere delle forme pensiero, perché arriveremo poi al momento in cui la seconda bestia, diciamo, intima di costruire una statua della prima. Questa statua è rappresentativa dell'egregore che noi formiamo, di quello che in qualche modo come umanità collettivamente noi formiamo dell'egregore, cioè sono delle forme pensiero che Vadim Zeland invece ha chiamato pendoli, che sono proprio delle entità che si vanno a formare e che ci vivono. Quindi oggi c'è stata prima l'entità del Covid, per cui tutte le persone avevano creato questo mostro, questo egregore è stata creata e alcuni ci sono caduti in pieno, ancora ci stanno sotto, e adesso invece è stata creata l'egregora del terrore, della fine del mondo, di questa condizione, un'altra egregora terribile e un altro pendolo enorme che porta ognuno di noi ad avere paura. Quindi
tutto quello che viene da Rimane. Quando si ha paura non si può assolutamente pensare in modo corretto, e il pensare, il pensiero che è una forza straordinaria, ecco come dice Steiner, viene indirizzato dove vogliono queste elite occulte, viene indirizzato verso una condizione distruttiva. Viene in qualche modo coartato, viene portato da queste elite dove vogliono loro. Noi, attraverso la forza del pensiero, possiamo arrivare a realizzare un'altra dimensione, un altro livello di essere. Per questo viene colpito profondamente il pensare dell'uomo, quindi diventa alla fine non più un pensare, ma diventa un essere completamente invasi da opinioni, da cose dette, ma non c'è più un pensare, c'è un pensato, perché per pensare bisogna volere il pensiero, e nella volontà stanno facendo di tutto per farci addormentare. Quindi noi siamo in un momento, di svolta epocale, proprio siamo in un momento in cui stiamo vedendo fino in fondo come si sta rivelando l'inferno. Come queste entità infernali, perché di entità infernali si parla, che stanno possedendo gli esseri umani. Quindi tutti questi che sono al governo dei popoli, ormai sono esseri completamente posseduti, posseduti dalla forza contraria. Quindi sono entità che ormai di umano hanno molto poco, purtroppo, e si spera che nel tempo quel poco d'umanità che possa essere rimasta in loro, possa risorgere, perché la speranza è sempre l'ultima che in qualche modo abbandona la nave. Per cui questi ora sono completamente invasati, sono completamente posseduti, e dobbiamo fare attenzione, perché ci troviamo a camminare insieme a persone ipnotizzate, a persone che hanno in qualche modo subito questo condizionamento. E c'è da dire e da ringraziare il mondo spirituale che noi ancora si possa riuscire a ragionare, a poter connettere certe cose. Quindi oggi siamo in un momento in cui c'è una rivelazione straordinaria, e si spera che sempre più persone possano in qualche modo svegliarsi da questo ottundimento, da questa ipnosi collettiva. E sono sempre, come disse Steiner, le ipnosi collettive, le paralisi proprio del discernimento che portano le nazioni ad una guerra. E lui ipotizzava, fra l'altro, la possibilità di una guerra enorme in Europa, in quanto un suo discepolo disse, sentendo Steiner, che aveva espresso il pensiero che lui si sarebbe incarnato di nuovo verso la fine del XIX secolo, e lui disse a questo discepolo: io vorrei essere insieme a lei. E lui rispose: ma tu sei disposto a camminare a piedi nudi sulle macerie di un'Europa? Punto interrogativo. Quindi noi stiamo oggi in questa condizione. Nel 2020, se Stefania ti ricordi quella trasmissione a gennaio che abbiamo fatto insieme a te e a Paolo, i pronostici, e io ho detto: qui c'è una condizione di guerra che non si sa come avverrà, e si è ipotizzato anche l'epidemia. Ecco, la pandemia è stata la prima parte. Quindi la prima parte qui è tutto il blocco che è cominciato nel 2020, quando la gente dice: ma adesso potrebbe scoppiare una guerra. La guerra già c'è stata. Quindi la guerra è cominciata così, con una distruzione economica, soprattutto italiana, perché l'Italia è stata proprio quella che ha fatto le spese più profonde, e d'altra parte è Leone, quindi si trova adesso ad avere un Saturno in opposizione, e quindi in acquario, e un Urano nel Toro. Quando è entrato questo Urano nel Toro, tutta la forma economica è andata verso un disastro.
Ma si è voluto creare questo tipo di condizione dove le piccole imprese devono sparire, quindi ci saranno soltanto le multinazionali, quindi si può andare ai supermercati, la gente ordina su Amazon, hanno bloccato la possibilità di andarsi a comprare un paio di scarpe in un negozio, la gente però si sta ordinando le cose su Amazon, nessuno pensa che cosa c'è dietro tutto questo. Di fatto, quindi la guerra è iniziata con un indebolimento delle persone, con un rimbambimento delle persone, con la paura di morire attraverso questo virus che indubbiamente c'era, ma che curato nei tempi giusti e nel modo giusto se ne esce. Quindi di fatto c'è stata questa egregora terribile e adesso ne stanno mettendo un'altra. Cioè la successiva è proprio questa, e adesso arriva la guerra già c'è. Ci sei, Stefania? Sì, ci sono e sì, me la ricordo bene, ovviamente quella puntata che avevamo fatto 2 anni fa e l'abbiamo anche ricordata spesso sia qui che anche in altre trasmissioni, perché appunto non si sapeva bene che cosa stava per succedere, però già si vedeva che sarebbe successo qualcosa di comunque molto grave, uno scenario da guerra, che è effettivamente quello che hai descritto, perché non è stata una guerra in senso classico, ma di fatto tutte le conseguenze sono state quelle di una guerra e ancora forse il peggio deve ancora arrivare, perché insomma nei prossimi mesi saranno dal punto di vista economico e proprio della crisi che si creerà in tutta Europa, saranno, penso, molto difficili. Quindi sì, è proprio uno Sì. scenario da guerra, sì. Che Beh, ma lo fanno appunto apposta. è collegato a questi 2 anni che abbiamo vissuto, non sono due cose distinte, ecco. E tra l'altro lo stanno facendo apposta perché dov'è che mirano proprio a fare in modo che gli esseri umani non abbiano più proprietà private, l'ha detto pure Bergoglio, che non ci deve essere proprietà privata. E quindi di fatto le persone si venderanno le cose che verranno poi comprate a poco prezzo. Non dimentichiamo che Bill Gates si è preso di Danieli, quindi noi stiamo perdendo pezzi della nostra storia, della nostra Italia. Quindi di fatto tutto questo sta accadendo e probabilmente arriveranno proprio dei momenti difficili. Se l'umanità, sempre perché mi piace sempre dire se l'umanità, perché c'è l'elemento della libertà, se l'umanità non si sveglia e probabilmente c'era bisogno di un fortissimo shock, perché noi eravamo entrati proprio in un intervallo terribile dal quale si esce solo con uno shock addizionale. E lo shock addizionale è il ricordo di sé. Nel ricordo di sé abbiamo il principio del logos, quindi abbiamo proprio il principio del pensiero cosmico, il collegamento con i mondi spirituali, perché quello è il ricordo di sé, il ricordo della missione umana. E noi non siamo qua soltanto per passare l'aria, per consumare, per divertirci, noi siamo qua appunto per portare avanti la nostra stessa evoluzione, che è l'evoluzione degli uomini, dell'umanità tutta, non soltanto del singolo. Noi dobbiamo sentire dentro ognuno di noi il progresso stesso dell'umanità. Quindi questa forma di egoismo che ha preso proprio come malattia terrificante l'umanità, ognuno chiuso in se stesso, che pensa soltanto ai propri interessi, e fin da piccoli si viene purtroppo malamente istruiti a scuola alla competizione con l'altro e non invece alla cooperazione con l'altro. Quindi c'è tutto un mondo di competizione che porta poi come risultato l'egoismo e porta poi chiaramente una forma di distruzione, perché l'umanità ce la può fare soltanto nel momento in cui si collegherà cristicamente in una unione straordinaria di intenti e di creatività, proprio che non sarà più collegata alla dimensione dell'avere, ma sarà collegata alla dimensione dell'essere.
e qui le persone invece hanno dimenticato tante cose. Questo momento è un momento che può procurare un risveglio. E comunque la cosa fondamentale in questo periodo sarebbe proprio quello di spegnere le televisioni, di non stare ad ascoltare questi veleni che arrivano, queste distorsioni che feriscono profondamente proprio il nostro centro del pensare, che impediscono poi e bloccano l'elemento del sentire, annientano completamente l'elemento del volere. Quindi un consiglio che do alle persone è questo, di cercare in altri canali le vere informazioni, le vere informazioni. Tu avevi una bellissima musica da mettere ora. Eh sì, ne abbiamo parlato stamattina, infatti, io e Maria Grazia, perché è successa una cosa curiosa, ma in realtà succede spesso, perché appunto c'è questa sintonia. È successo che prima che lei mi mandasse l'argomento che voleva trattare oggi, quindi il sistema economico e tutto quello che stiamo vivendo, io stavo da un po' pensando a questa canzone dei Decibel, che sono il gruppo storico di Enrico Ruggeri. Si sono riuniti poi negli ultimi anni, dopo varie carriere soliste che hanno fatto. Comunque Ruggeri conosce molto bene il sistema, è una persona molto consapevole, anche dal punto di vista spirituale, tra l'altro, perché lui nelle sue canzoni, anche in alcune sue ultime canzoni, tratta anche delle tematiche spirituali. Quindi si sono riuniti appunto questi ultimi anni, sono tornati anche a Sanremo nel 2018. E 4 anni fa, appunto nel 2018, hanno fatto uscire questo album che si intitola L'Anticristo. È un album che a me piace tantissimo, devo dire che è uno dei... Io non ascolto molto la musica contemporanea, però tra le ultime uscite, diciamo degli ultimi anni, questo è... Penso uno dei migliori che io abbia ascoltato, perché c'è un'anima molto rock, diciamo. Di solito in questa trasmissione non esce molto questa mia parte rockettara, perché di solito metto musiche più tranquille, metto spesso Battiato, però ce l'ho comunque anche questa parte e mi piacciono molto loro, mi piace il loro stile, ma questo album è molto particolare proprio per i messaggi che loro hanno cercato di mandare, e c'è proprio questa canzone che si intitola L'Anticristo, che è anche il titolo dell'album, e parla in realtà del sistema in cui viviamo. Infatti, loro in alcune interviste, in particolare Ruggeri, in alcune interviste, ha parlato di quello che secondo lui è l'Anticristo. E volevo leggere queste dichiarazioni che lui ha fatto appunto nel 2018, quando uscì questo album. Dice: L'anticristo è un protocollo comportamentale. Noi riteniamo che ci siano delle persone che stanno al di sopra di tutto, che decidono chi farà il presidente degli Stati Uniti, chi della Germania, eccetera, dove avverrà la prossima guerra o la prossima carestia, e che naturalmente pilotino il mondo affinché il livello si abbassi. Poi, in un'altra intervista che gli hanno fatto, ha detto anche queste cose, sempre sulla scelta proprio di questa parola anticristo per definire il sistema. E Ruggeri dice: Chi è l'anticristo? Un club di uomini potentissimi che stanno al di sopra delle nazioni e dei politici e che decidono dove debbono andare il mondo, i nostri gusti, anche il tipo di musica e di cultura, abbassando sempre di più il livello. Sulla musica di oggi l'effetto è evidente. L'anticristo è proprio il contrario di Cristo e del suo messaggio, ma capace di farsi credere la vera divinità. Per noi oggi è il sistema.
Non a caso sulla copertina del disco siamo vestiti da manager con gli occhi da rettile. Questo è molto importante, questa cosa che ha detto Ruggeri. Sono i poteri economici forti, le massonerie, le banche, quelli che decidono il nostro futuro. E quindi, insomma, loro hanno voluto con questa canzone, ma con tutto l'album, parlare del sistema in cui viviamo e identificandolo proprio come l'anticristo e questi poteri sovranazionali di cui noi parliamo da tantissimi anni, però è difficile invece sentirne parlare in contesti come quello mainstream di cui ha parlato prima Maria Grazia, oppure anche il mondo della musica. Non sono molti, anzi sono pochissimi gli artisti che parlano in modo così esplicito del sistema e lo identificano, diciamo, in questo modo. E quindi io avevo in mente questa canzone anche perché pensavo a tutto questo percorso che noi abbiamo fatto in questo ultimo anno, sull'Apocalisse, tutte le cose di cui ci ha parlato Maria Grazia e tutta questa evoluzione proprio che abbiamo fatto in questi mesi, parlando dei vari punti dell'Apocalisse, e quindi mi era venuta in mente proprio questa canzone, L'Anticristo. Ho pensato in una delle prossime puntate la metterò perché si affronterà comunque anche la tematica dell'Anticristo che c'è nell'Apocalisse. E poi Maria Grazia mi ha mandato l'argomento di oggi, che era proprio quello del sistema economico, e quindi ho pensato questa canzone è perfetta per questa puntata. Quindi ora ce l'ascoltiamo e poi casomai se vogliamo facciamo qualche commento, anche tu Maria Grazia se vuoi dire qualcosa anche sul testo di questa canzone, se hai avuto modo di già di ascoltarla o di leggere comunque il testo, e altrimenti se non ce l'hai te lo mando. E quindi L'Anticristo dei Decibel. Allora, eccoci di nuovo qua dopo i Decibel con l'Anticristo e Maria Grazia adesso fuori onda mi stava proprio dicendo sembra proprio fatta oggi, cioè per i tempi di oggi, penso che intendessi. Sì, come no? Non c'è niente da fare, i musicisti hanno delle qualità straordinarie, proprio a volte anticipano veramente i tempi, e soprattutto come comincia, fuori buio pesto, non c'è luce nella mia città, è arrivato troppo presto il finale che non aspettavo ancora. È quello che noi stiamo vivendo nelle città, perché una cosa che colpisce è proprio il fatto che c'è il buio a Roma. Quindi nelle strade delle città, nelle strade del centro, parlo appunto del centro, non soltanto via Condotti o quant'altro, c'è proprio questa esperienza del buio e della desertificazione. Quindi di fatto stiamo proprio in questa atmosfera con la quale lui comincia questa canzone. Eh Lo sì, poi spettacolo. parla dell'inganno, cioè del fatto che questo anticristo fa credere di essere buono e tutti lo aspettano come il salvatore, colui che ci libererà sostanzialmente. Ecco, infatti, guarda, nell'Apocalisse, la seconda bestia che viene in qualche modo rappresentata, si presenta in forma di agnello con due corna. E noi abbiamo visto che l'agnello era il simbolo quindi del Cristo, quando si presenta e è l'unico che può aprire i sigilli e c'è questo momento di grande intervallo, di silenzio, no? E questa invece è la caricatura al contrario, è, diciamo, è l'immagine proprio dell'oppositore dello spirito solare, che in qualche modo si presenta con parole suadenti, che in qualche maniera seduce, come appunto c'è scritto nell'Apocalisse, poi lo faremo nelle prossime trasmissioni, pezzo per pezzo, a questo fare seduttivo
ed è l'immagine proprio del demone solare che appunto viene chiamato Sorat. E questa, e fra l'altro questo termine, Sorat, viene dalla lingua ebraica, perché nella lingua ebraica il sur è quella sostanza cosmica che deve essere eliminata. Quindi la sostanza da eliminare si chiama sur. Al femminile, come materia, quindi come sostanza rivolta al femminile, è Sorat, tutto quello che dovrà in qualche modo essere eliminato. E quindi di fatto noi siamo in pieno in questa condizione. E l'anticristo che procede, come diceva appunto Ruggeri, applicando un protocollo, lo stiamo vedendo, quindi è una forma, possiamo dire, animica al contrario, dove in effetti tutti devono avere uno stesso unico pensiero, dove in qualche modo l'individuo non deve esserci, ma deve esserci la massa informe che deve essere guidata da queste elite dove vogliono loro. Quindi di fatto noi sappiamo che se dovesse scoppiare una guerra che già è in atto in qualche modo, se dovesse esserci l'uso delle armi nucleari, ci sarebbe un genocidio, ma è quello che loro vogliono. Non dimentichiamo che proprio oggi l'UE, l'Unione Europea, ha proprio decretato delle sanzioni terribili per la Russia. È come se avesse decretato la guerra alla Russia. E la Cina ha risposto dicendo che loro si allineeranno con la Russia. Quindi rendiamoci conto di quale panorama si stia realizzando. Però appunto non dobbiamo perderci assolutamente d'animo, ecco, e non entrare mai nella disperazione, che è quello che ci ha insegnato proprio Rudolf Steiner. Quindi il fatto che in qualche maniera l'uomo ha la possibilità, gruppi di uomini che sono collegati alla forza cristica possono formare veramente una nuova compagnia dell'anello, per intenderlo proprio nel senso di Tolkien, di un anello che sia non l'anello del potere, ma l'anello inteso come comunione di anime nel senso cristico, quindi che operano proprio per andare verso quello che è la realizzazione che dobbiamo in questa terra fondare dentro di noi, che immettono all'interno di loro stessi, nel loro cuore, la pietra di fondazione, perché la pietra di fondazione Steiner l'ha immessa dentro il cuore degli esseri umani, dentro il cuore degli antroposofi, proprio perché possa costituirsi all'interno di noi stessi il regno. Quindi in qualche maniera il Cristo ci ha dato questa grande opportunità del ritorno alla casa del Padre, e quello che oggi stanno muovendo come enorme paura è la paura di morire. Ma la morte il Cristo l'ha in qualche modo attraversata e ci ha dato la possibilità di resurrezione. Quindi i cristiani che andavano al martirio cantando, perché sapevano benissimo di tornare alla casa del Padre. Noi siamo ormai caduti in un tale materialismo per cui crediamo soltanto a ciò che è denso. Le parole di Ruggeri mi hanno fatto pensare, fra l'altro, a quel punto di Dostoevskij dove c'è l'incontro con questa storia che racconta Sasha di questo Cristo che si manifesta all'umanità, che torna a fare miracoli, che di nuovo resuscita una fanciulla, che possiamo vedere proprio come l'anima umana,
e questo grande inquisitore che gli si mette di fronte e dice: tu che cosa hai fatto per l'umanità? Niente, noi abbiamo dato all'umanità il pane, noi abbiamo dato quello che è la necessità, quindi parla di necessità, mentre il Cristo ci dà l'elemento della libertà. Quindi di fatto questo protocollo che loro stanno applicando è andato a colpire proprio la necessità, cioè non ti faccio lavorare, non ti faccio guadagnare il pane, ti affamo, però tu hai la libertà di scegliere. Quindi questo, se tu non ti agganci a questo protocollo, tu sei fuori. Quindi in qualche maniera stiamo vedendo in pieno che si sta realizzando proprio questa condizione anticristica, è già in piedi, ci sta già, quindi stiamo attraversando un momento di rivelazione straordinaria per tutti noi e stiamo sondando all'interno di ognuno di noi quanto sia potente e forte l'impulso del Cristo, l'impulso proprio umano, perché dire cristiani è dire umanità. Essere umani, quindi riuscire proprio a realizzarci nella grandezza dei figli, nella grandezza del vivente e non dell'esistente. Qui ci vogliono far esistere e non vivere. Quale considerazione hai te rispetto a questa canzone? Perché sono molto belle anche le considerazioni che fai tu. Beh, io veramente in questo caso non ho nient'altro da aggiungere, nel senso che l'ho già detto prima della canzone, insomma, ho spiegato un po' quello che era anche il senso di questa canzone e poi anche insomma quello che hai detto tu e quindi in questo caso non aggiungerei nient'altro, anche perché se si ascolta bene il testo è abbastanza esplicito, quindi insomma descrive proprio il modo di agire di certi poteri. E invece c'era questo commento che stavo leggendo adesso, più commenti in realtà, di Giovanna che dice: Steiner lo aveva detto che l'inganno arriverà dal cielo, la falsa luce arriverà nel culmine della disperazione dell'umanità per essere ancora più credibile. E poi ha notato, sempre Giovanna, sur, cioè questa parola che tu hai detto da cui deriva Sorat, e dice Giovanna, sur è simmetrico di Rus, quindi lei ha notato questa cosa qui che potrebbe essere sì, effettivamente un riferimento a questa situazione e a quello che sarà probabilmente purtroppo un'escalation nei confronti della Russia nei prossimi tempi, insomma. Sì, sicuramente. E poi guarda, questa diciamo sottolineatura che ha fatto, come si chiama la ragazza? Giovanna. Giovanna, è da tenere in conto assolutamente. E fra l'altro c'è da dire questo, e questa è anche una considerazione che fa Archiati, che a me è piaciuta molto, quella di dire che sur asura. È una contrazione di questo, perché Sorat non può niente, senza lui non può intervenire direttamente, c'è questo da dirlo, perché lui viene da una costituzione planetaria prima del nostro sistema solare, cioè prima che una creazione precedente. E si pone appunto come ostacolatore, come antitetico allo spirito solare che è il Cristo, ma lui non può fare nulla, deve agire reclutando arcangeli, angeli e Asura. Quindi Arimane, Lucifero e gli Asura. Gli Asura che colpiscono direttamente l'io dell'uomo. Quindi lui non può entrare direttamente, deve avere appunto una schiera e di fatto non può toccare direttamente lui l'uomo. Questo grazie al sacrificio del Golgota, grazie a ciò che ha fatto
il Cristo entrando in una, nel corpo di Gesù di Nazareth, quindi nel corpo di un essere umano. Quindi lui ha passato, la sua passione l'ha attraversata da uomo e quindi così non poté fare nulla verso gli uomini proprio questa entità che è bene non nominare troppo. Comunque, ritornando alla bestia che abbiamo visto la volta precedente con questo corpo di pantera, con queste estremità, i piedi da orso. Perché l'orso? Perché non un felino? Perché l'orso mette le sue zampe tutte totalmente aderenti alla terra, mentre il felino possiamo dire va con le punte. E una cosa particolare che all'uomo è proprio la struttura anche del suo piede. Noi poniamo tutto il nostro piede sulla terra. E possiamo dire che il piede e il passo dell'uomo rappresenta qualcosa che si incide sulla terra, mentre chiaramente, visto dal punto di vista dell'orso, abbiamo un passo, un'incisione, diciamo, della zampa dell'orso sulla terra, ma per esempio l'orso non ha la possibilità della verticalità continua, prende una verticalità solo per pochi momenti, mentre l'uomo ha nel suo piede la caratteristica della verticalità e fra l'altro abbiamo una tripartizione, la nostra tripartizione ripetuta nel piede, perché la punta è proprio questa rappresentazione collegata al sentire, noi sentiamo l'acqua, se calda o se fredda, con la punta del piede. L'arco è la rappresentazione del pensare e il tallone è la rappresentazione del volere. E pensate a quanta saggezza ci sia nella struttura del nostro piede umano, alla quale hanno partecipato gli stessi spiriti della saggezza, che vengono chiamati Kyriotetes. E per quanto riguarda la bocca del leone che comincia, diciamo, a proferire poi questa bestia, bestemmie, blasfemie, la parola blasfemia significa danneggiamento, tutto quello che può danneggiare l'essere umano. Pensate a quello che in qualche maniera hanno tirato fuori dalla loro bocca certe persone sono state proprio bestemmie. Quando hanno detto i Novax bisognerebbe, qualcuno ha detto addirittura annientarli, cioè qualcuno ha detto ammazzarli, qualcuno ha detto chiuderli. Quindi queste sono bestemmie contro l'umanità, contro quello che può essere il rispetto dell'altro, dell'individualità dell'altro. E poi queste stesse persone oggi stanno parlando della pace, stanno parlando di qualcosa di terribile che i russi hanno fatto contro gli ucraini, quindi noi siamo sempre di fronte a questa arroganza, a questa bestemmia. E poi si continua dicendo che fu dato a questa bestia il potere di combattere contro i santi e di vincerli. E le fu dato il potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. E tutti quelli che abitavano sulla terra l'adorarono, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. E questo è un passo abbastanza particolare, perché in effetti in tutti questi anni noi abbiamo visto sempre di più avanzare questo potere anticristico. Tutto quello che in qualche modo era collegato alla spiritualità è stato dileggiato, è stato completamente annientato. Quindi, di fatto, tutti quelli che si sono schierati verso il mondo spirituale, che portavano, si può dire, le insegne del mondo spirituale, sappiamo bene
che cosa hanno dovuto passare. Noi ultimamente abbiamo visto persone che hanno avuto il coraggio di dire qualcosa, improvvisamente sono sparite, ci sono state morti improvvise. Quindi il fatto che si sta cercando di togliere la connotazione di popolo, di stirpe, di lingua e di nazione. Quindi cosa significa? Che qui si sta piano piano cercando di togliere all'individuo il senso proprio della radice, perché ogni nazione ha una sua cultura, ha una forza arcangelica che regge quella nazione, che deve entrare in contatto con le altre nazioni, ma senza per questo perdere le proprie tradizioni, perdere proprio i propri significati culturali. Insomma, un esempio per dire, oggi fare presepi nelle scuole è difficilissimo perché c'è chi dice no, questo è un simbolo cristiano e quindi non si può assolutamente più, realizzare un presepe. Mentre in effetti noi non dobbiamo perdere la nostra identità come italiani e come cristiani in qualche maniera. Quindi un allineamento errato che ci toglierebbe tutto il senso del nostro essere, quindi della nostra tradizione, della nostra cultura e così la lingua di cui ho parlato prima. Quindi ci sarà alla fine l'arrivare ad una lingua generale, che può essere appunto l'inglese, la lingua per tutti, però dovremmo ognuno di noi mantenere la propria lingua. Per dire, i piloti, tutti i piloti, debbono sapere l'inglese. Però loro si trovano per aria, mio figlio fa il pilota. E di fatto deve potersi capire anche col pilota turco. E allora hanno preso come lingua per poter comunicare in quel frangente la lingua inglese. Però non deve diventare questa una condizione, diciamo, permanente. Ognuno poi ha la propria lingua, ha il proprio linguaggio, la propria frequenza, il proprio arcangelo che lo rappresenta. Ed anche come lingua dobbiamo appunto percepire il linguaggio di un lavoro. Delle volte quando io dico alle persone l'importante è lavorare su se stessi, ci sono persone che non hanno la conoscenza di questo linguaggio e dicono sì, ma io sì, io lavoro, ho un'occupazione, io insegno, faccio il maestro o io faccio il no, è lavorare su di sé. E questo già è un termine differente, lavorare a scolpire se stessi, lavorare proprio a strutturare se stessi, a conoscere, prima cosa, conoscere noi stessi. Quindi la conoscenza di noi stessi, questo gnosis auton, quindi dove essere interpretato, conosci te stesso, vai nelle profondità di te stesso, osserva anche il tuo lato ombra. E questo è un linguaggio. Lo stesso Jung, quando parla di sé superiore, che cos'è? Una lingua. E ora, quello che in effetti stanno cercando di toglierci e di far arrivare un loro linguaggio che sia unico per tutti, per cui tu ti devi inoculare perché devi fare qualcosa per gli altri, devi pensare al tuo popolo, non devi pensare assolutamente a te stesso, quindi devi fare qualcosa per gli altri, addirittura. È come dire un cristianesimo luciferizzato, che non porta i contenuti reali, veri del cristianesimo. Quindi noi sappiamo benissimo che tutti coloro che in qualche modo vanno verso una dimensione spirituale, tutti coloro, quando si parla dei santi, ma in realtà il percorso di ascesi è un percorso di santificazione. Quindi ognuno di noi sta cercando di lavorare su se stesso,
per poter arrivare nel futuro di Giove, la prossima incarnazione della Terra, ad una angelizzazione. Quindi, di fatto, lì dove una persona ha questo sentore, sente di essere chiamata verso un lavoro interiore, e immaginate che cosa può accadere, viene assalita dagli altri. Quindi la bestia si esprime attraverso l'azione di tutti gli altri, come minimo viene detto, ma tu sei malato. Aveva ragione perfettamente Steiner quando diceva, quando si parlerà di spirito nel futuro, verrà detto, tu sei malato. Quindi hai bisogno che ti faccia una iniezioncina, un TSO, potremmo dire ora, e quindi devi guarire perché in realtà l'uomo non ha assolutamente la facoltà spirituale. La verità è solo quello che tu puoi pesare e misurare. Tutto il resto, peso, numero e misura, arimanico, tutto il resto non può assolutamente esistere. Quindi noi ci stiamo in pieno in questa condizione e di fatto quindi tutti quelli che abitavano sulla terra l'adorarono, quindi adorano questa bestia, adorano questa forza distruttiva, la portano all'interno, quindi questa forza che è piena delle astralità inferiori, che è piena delle forme di egoismo, che è piena dell'ottusità, dell'ignoranza, perché tutto il male viene poi dall'ignoranza, dall'ignorare il mondo spirituale, dall'ignorare noi stessi, ignorare la nostra reale, vera costituzione. E qui arriva un punto un po' particolare, il cui nome non è scritto, questi esseri che adorano la bestia, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. E qui c'è un grande punto interrogativo, perché si parla di predestinazione? Punto interrogativo, perché è una domanda grandiosa questa. Certo, cosa possiamo dire? Che nel mondo spirituale, quando c'è stata la creazione, questa creazione va dall'alfa all'omega. Quindi, in qualche maniera, le anime umane sono state introdotte all'interno di questa creazione. Ora ci può essere un tradimento. Il tradimento è contemplato nel percorso, ma è contemplato pure che possa questo tradimento rientrare, quindi possa rientrare in quello che invece è la visione evolutiva. Non dimentichiamo che Giuda successivamente ebbe altre incarnazioni, fra cui una è quella raccontata chiaramente nei Nessi Karmici di Rudolf Steiner, quella di Sant'Agostino. Quindi il tradimento può entrarci perfettamente nella strada, nel processo karmico che si evolve attraverso vite, vite, vite e può trasformarsi in qualcosa d'altro. Però noi sappiamo benissimo che c'è un numero di anime, questo numero di anime sarà sempre in qualche modo o presente sulla terra o presente nel mondo spirituale, che hanno veramente il compito di portare avanti la creazione. Molto spesso sono i piccoli gruppi che hanno sempre dato una svolta alle epoche. Quindi, anche se vi sentite pochi, abbiate sempre la speranza. Ma chi sono quelli che in qualche modo hanno il nome scritto nel libro dell'agnello, il cui nome è scritto nel libro dell'agnello? Il nome è l'io, e l'io sono. Sono i portatori dell'io sono. Sono coloro che potremmo dire, nelle varie epoche hanno realizzato le loro iniziazioni e che portano quindi questo ricordo che può anche non essere un ricordo cosciente, ma le loro azioni non vanno mai contro il loro sangue, contro in qualche modo la spinta che arriva,
dal Cristo in loro. Quindi hanno questo, sono gli esseri umani che oggi sentono profondamente l'umanità, che sentono profondamente questa comunione, che si stanno battendo per difendere la loro individualità, per difendere i valori del sangue, perché sappiamo che questo sangue si sta eterizzando sempre di più. Noi ci stiamo preparando, perché siamo nell'atmosfera della settima tromba, a quello che è il futuro delle coppie dell'ira, dove in effetti che cosa c'è? C'è il dissolvimento di tutto quello che è materiale. Quindi le coppe fanno scendere l'acqua, come dire, il denso che si scioglie e la densità che sarà una tappa che dovrà essere in qualche modo attraversata, e si può dire che le coppe dell'ira possono rappresentare un futuro di Giove, quindi quando la Terra non avrà più questa dimensione di densità di mineralizzazione. Quindi in questo momento potremmo dire che coloro che in effetti percepiscono quest'importanza di non sacrificare questo loro sangue, di non contaminare questo loro sangue con questa sostanza, di non emettere dei pensieri distruttivi nei confronti del mondo, e di in qualche modo sentire in loro sempre questa gioia e questa speranza che è collegata alla forza cristica micheliana, sono coloro che in qualche maniera sono scritti, hanno i loro nomi, l'io sono che risuona nel libro dell'agnello. Quindi questa è un'immagine, fra l'altro, molto bella, sia il fatto che è vero, è stato dato a questa bestia il potere di combattere i santi, ma certo, perché chiaramente lo vedete bene come queste poche persone che non si sono inoculate danno molto fastidio. E dovremmo chiederci perché stanno dando tanto fastidio, perché l'elite sa bene che sempre pochi, ma in qualche modo collegati alla forza spirituale, che possono trasformare il percorso della storia. Quindi sono stati i pochi pensanti, i pochi viventi. E fra l'altro c'è una frase di Steiner che viene riportata in un testo di Archiati, che parla appunto di queste lezioni di Steiner. Dice: mentre formiamo in noi dei pensieri, viviamo nella luce, e dall'altro lato, verso il regno inferiore, viviamo nell'aria, nel respiro. Di quanta è luce, noi tratteniamo i pensieri. I pensieri possono vivere in noi soltanto se vengono illuminati dalla luce, soltanto se il respiro viene illuminato dalla luce. Per chi realizza la conoscenza immaginativa, il pensare è un leggero soffio del respiro che viene illuminato, reso splendente, compenetrato di vibrazioni della luce accolta interiormente. E questo credo che siano delle frasi meravigliose che Steiner ci ha donato, proprio per riuscire a comprendere che cosa possa essere il pensare, come il pensare sia collegato al respiro, respiro che oggi ci viene impedito, che in qualche modo molte persone non hanno compreso che mettendo quella mascherina si viene impedito il processo reale, sacro del pensare. Il nostro pensiero è luce, quindi noi in qualche modo respiriamo la luce. Una parte, quella inferiore, è aria, ma l'altra parte è luce. E quindi noi veramente possiamo accendere queste tenebre
attraverso la luce del nostro pensiero ed è il dovere che ognuno di noi in questo momento ha. Quindi dovremo in qualche modo meditare e pregare, dandoci anche degli appuntamenti. Per esempio, Piero Camerinesi aveva dato l'appuntamento alle 21, tutti insieme, di fare l'invocazione di Michael, che è Michael, prestami la tua spada affinché io sia armata o armato per vincere il drago in me, perché questa è la lotta con il drago che stiamo tutti in qualche modo realizzando. Poi il Padre Nostro e l'invocazione della Rosa Croce. Quindi oppure alle 21 comunque potremmo anche in qualche modo recitare la pietra di fondazione, perché la pietra di fondazione ha una potenza straordinaria e quindi recitarla, meditarla piano. Senza correre, meditando ogni frase, rendendola vivente all'interno di noi stessi, perché lì c'è anche la tripartizione dell'uomo che è pensare, sentire e volere, quindi il regno del padre comincia appunto con gli arti, poi quello del ritmo collegato ai polmoni, al cuore del figlio. E poi appunto quello collegato alla testa, collegato allo Spirito Santo, quindi alla Sofia, alla Iside Sofia, alla Maria Sofia, quindi il pensare. Lo Spirito Santo è il Cristo attivo e presente all'interno di noi stessi. Quindi ha mandato a noi il Paracleto, quindi la capacità di comprendere tutte le lingue, ma cosa significa? Di interpretare anche i momenti che stiamo vivendo. Quindi la capacità di parlare le lingue che acquisiscono gli apostoli, la dobbiamo proprio immaginare anche così, la capacità di saper leggere tra le righe, di saper veramente percepire, ascoltare, perché il linguaggio bisogna ascoltarlo, ascoltare quello che non viene detto, quello che arriva come ispirazione improvvisamente, quindi si ha una rivelazione. Ecco, questo è il progetto che vogliono realizzare. Quindi questa è la comprensione anche di questo linguaggio. Questa capacità di illuminare le tenebre, quindi di capire quali sono questi poteri occulti, che cosa vogliono produrre all'interno di noi stessi e noi illuminarli. Quindi riuscire a capire che lì dove c'è il terrore, dove c'è la paura, non abbiamo messo in atto quest'azione dello Spirito Santo in noi, che ci dà la capacità di poter proprio vedere. Di vedere oltre ogni densità tenebrosa. Questa è un momento cruciale dell'essere umano. Quindi la pietra di fondazione, fra l'altro, se qualcuno non ce l'ha, si trova anche su YouTube, si trova su Google, basta che clicchiate la pietra di fondazione di Rudolf Steiner. Poi Adriano mi sta facendo vedere qualcosa, che mi stai facendo vedere che Google ha tolto le mappe della Russia. Oscurato tutte le strade della Russia e dell'Ucraina. Sembra che Google in questo momento abbia oscurato tutte le strade della Russia e dell'Ucraina, quindi non esiste più la mappa delle strade della Russia e dell'Ucraina. Sì, tra l'altro a proposito di questo è molto strano che, cioè meglio strano, è voluto, però apparentemente è strano il fatto che in realtà non si sappia quasi nulla, a livello proprio di immagini, sia immagini nel senso di foto che anche di video, di questa guerra che è in corso, perché al di là delle immagini false che mandano sui telegiornali, abbiamo visto anche ormai è già diventato un caso famoso quello del TG2 che ha trasmesso delle immagini false tratte da un videogioco addirittura.
temperatura. E quella ormai è una cosa che appunto in questi giorni già è conosciuta. E poi altre pochissime immagini sono state trasmesse, ma in realtà noi di immagini vere e proprie ne abbiamo viste pochissime, se non quasi niente. Quindi adesso dici questa cosa dell'oscuramento delle strade, sì, è evidente che non ci vogliono far vedere qualcosa. Ma vedi, è proprio tutto scritto nell'Apocalisse, cioè la bestia che sembra ferita è la menzogna che viene in qualche modo perpetrata costantemente, è l'immagine che ti fa vedere qualcosa ma non è reale. E c'è appunto questo giornalista che tra l'altro sta anche su Telegram, che dice proprio che ha uno sfogo. E dice che lui costantemente, stando lì, ha assistito in questi anni ai bombardamenti degli ucraini, quindi contro delle le postazioni russe. Quindi dice: qui sono stati ammazzati 1.400 persone nel giro di 8 anni. E voi chiedete una pace che è solo univoca. Dice: qui sono state massacrate tante persone. Putin l'aveva detto, ma nessuno gli ha dato ascolto. Adesso la Boldrini ha fatto la pantomima: vogliamo la pace, perché chiaramente questi sono tutti adepti del deep state, non c'è niente da fare. Quindi noi non abbiamo più politici, noi abbiamo politicanti, noi abbiamo burattini del sistema. Questa purtroppo è la condizione. Fra l'altro, l'Italia, unico Stato, è stata messa in un'emergenza guerra che ha un significato abbastanza grave, perché, come niente, questa è un'ipotesi al limite. E potrebbero essere bloccati i conti bancari delle persone, essere requisiti i conti bancari se c'è una condizione di emergenza guerra. Poi alla fine torniamo sempre ad un discorso economico, in quanto si vuole rendere schiavizzare le persone, togliere alle persone la possibilità di poter essere, di poter muoversi. Questa è una condizione veramente assurda. E va bene. Allora, siamo arrivati alle 7 praticamente, sì, siamo a 1 minuto dalla chiusura. Quindi noi ci diamo appuntamento come sempre martedì prossimo, sempre alle 17 qui sul canale Petali di Loto su Spreaker, e proseguiremo ovviamente anche con tutto questo percorso che stiamo facendo sull'Apocalisse. E fra poco andrà in onda, come abbiamo detto, la trasmissione Astrologia e Cartomanzia con Tiziano. Quindi a questo punto, Maria Grazia, io ti abbraccio, abbraccio tutti gli Anch'io ti ascoltatori. abbraccio. Grazie. E non mando il brano finale perché appunto già siamo arrivati alle 7, quindi chiudiamo direttamente qui e poi ci risentiamo fra pochi secondi nell'altro podcast che è quello di Astrologia Cartomanzia. E quindi un saluto a tutti, a martedì prossimo. Ciao Maria Grazia. Ciao Stefania, ciao a tutti quanti.